scrittore Giuseppe Festa ci accompagna nell'emozionante viaggio di un branco di lupi alla ricerca della libertà tra le meraviglie di una natura selvaggia e le insidie del mondo degli uomini. Prima di scrivere questo romanzo, l'autore ha seguito a lungo le tracce dei lupi. Accompagnato da ricercatori esperti, ha vissuto momenti indimenticabili. Se racconti di aver camminato di notte nel territorio di un branco di lupi, ti prendono per matto. Eppure non è pericoloso. Il lupo cattivo esiste solo nella nostra testa. Essere là, nel bosco, sentirli ululare dal vivo, beh, sono emozioni che non dimentichi. Alla fine del viaggio ho sentito il bisogno di ripercorrere quei sentieri con gli occhi dei lupi. E ho lasciato che fossero loro a parlare, di se stessi e del mondo degli uomini. E così è nato il libro. Una storia di lupi che diventa metafora della condizione umana, tra conflitti e amicizia, istinto e ragione, pregiudizi e accettazione del diverso. Dall'autore del Passaggio dell'Orso, un nuovo romanzo ricco di avventura e poesia. La luna è dei lupi.